Salve ragazzi, buonasera, benvenuti sulla rubrica Uno Peso di Strike Channel, anteprima del video commento del capitolo 851, detto anche il capitolo in cui finalmente il sogno di ogni adolescente si realizza. Perché nonostante poi tutto ciò che può avere a che fare con la trama, cosa succederà adesso al matrimonio, ma questo qui al momento Sanji ha in mano il classico sogno di ogni adolescente, cioè. Allora, all'inizio un trauma, giustamente. Scena, lasciamo, via un attimo One Piece, scena. Voi siete degli adolescenti, avete 12 anni, 13, 15 anni, o a che età un po' più, anche 16, 17, che ne so io, quell'età lì. E praticamente incontrate una ragazza che vi prende per il culo, no? Magari perché, ad esempio, ha fatto una scommessa con le sue amiche. Ad esempio, diceva la canzone Due di picche dei Gem Boy, diceva della ragazza che faceva: "Vieni a casa mia, stasera non c'è nessuno", ci sei andato e infatti non c'era nessuno, no? Diceva proprio così la canzone. Ecco, le classiche ragazze che ti perculano, magari poi dopo fanno le battutine con le amiche che dicono: "Sì, quello davvero si credeva che io mi mettessi con lui", no? Queste robe così. E questo è il trauma di tutti gli adolescenti. Però. Quante volte vi è capitato di sentire anche su Facebook storie, barzellette, eccetera, del tipo la barzelletta di un uomo che torna a casa, trova la lettera della moglie: "Ti lascio perché ho trovato un uomo più ricco che guadagna il doppio di quello che guadagni tu. Questo qui guadagna 4.000 euro al mese, io ti lascio." E lui che risponde: "Perfetto, mi hai risparmiato anche le spese di avvocato per il divorzio, che le paghi tu visto che tu hai fatto la richiesta, perché io ho appena vinto il Superenalotto 60 milioni di euro." Queste storie così, no? Queste storie che. È un po' il sogno di tutti poter, come dire, subire un'inculata, schivarla e reinculare con il triplo della dose di, cioè, poter praticamente, come dire, adesso, grazie al fatto che Sanji ha origliato tutto, cosa che sa molto di opera teatrale, quante volte nelle opere si origlia, vuole anche farlo apposta proprio quella roba lì, adesso Sanji ha la possibilità di vendicarsi e quindi. Innanzitutto la trama è diventata molto più lineare, molto più lineare. Era partita che non si capiva nulla. Principalmente, Jinbei che cosa ha fatto? Ha tradito Luffy, non ha tradito Luffy, perché la roulette si è ritirato, eccetera. E soprattutto, se Pudding è buona, che fine succederà? Cosa succederà? Vuoi dire che il Sanji veramente lascerà la ciurma? Perché finché Pudding è buona, la trama è incasinata. Adesso tutto finalmente diventa lineare. Allora, Pudding è la classica cattiva che deve essere o sconfitta, ma a questo punto è talmente cattiva. Che, come dire, seppure fosse picchiata, anche se quello che magari qualcuno ci starebbe pure a prenderla a calci, ma il problema era pure che se Pudding fosse picchiata, è come dire, non se lo merita nemmeno, no? Nella vita reale, una persona talmente cattiva così meriterebbe semplicemente non di essere picchiata con la forza, ma di essere umiliata, di essere, come dire, reinculata, cioè nel senso che ci vorrebbe qualcosa, se io fossi Oda, adesso pensando, non qualcosa di Sanji che va lì da un calcio, che poi non ci azzecca nemmeno, è fuori dal personaggio, ci vorrebbe una frase ad effetto, un qualcosa di particolare. Ad esempio, immaginatevi una situazione in cui Pudding è in pericolo di vita, magari perché Big Mom, ad esempio, alla festa perde le staffe, no? Lei ha ucciso Muscat, che è suo figlio, quindi per un motivo o per un altro perde le staffe e rischia di uccidere Pudding. Manco farla apposta, Sanji la salva. Voi direte: "No, la salva, faccio un esempio." Perché proprio per far capire io sono superiore a te, no? Anche perché non è tanto il discorso di essere traditi o meno, è proprio il discorso di essere umiliati fino a questo punto. Quello sciocco pensava che io mi sarei messa con uno come lui, ma quando. È proprio, capito, quella cosa, come dire, tu adesso ti devi ricredere su di me. Il sogno di tutti sarebbe che tu non solo ti ricredi su di me, magari ti offri tu a me, dicendo: "Ma io mi sbagliavo sul tuo conto, ma tu sei fantastico, dai, mettiamoci insieme." Eh? Cioè, è lì il sogno, è lì la vera, capito? Non è semplicemente mo lo schiaffo in faccia, il calcio in faccia, ma che cosa, poi Assange figuriamo. Ma ci vorrebbe proprio tutta una situazione dove proprio c'è la schivata dell'inculata e reinculata, proprio una roba del genere, ci starebbe. Che, diciamoci la verità, ragazzi, è il sogno principalmente di tutti noi quando siamo stati adolescenti, abbiamo avuto le nostre delusioni, quando abbiamo
capitato a tutti. Cioè, io penso che se non sia capitato, due sono le cose: o avete avuto un'infanzia in cui eravate i ragazzi veramente bellissimi, cioè quel ragazzo più bello della scuola che aveva tutte le ragazze dietro, allora avete avuto un'adolescenza fantastica. Ma se avete un'adolescenza normale, come quasi tutti, c'è stato sempre quel momento in cui hai capito che una ragazza gira e gira, cioè ti stava più prendendo in giro che altro. Cioè, poi arrivate a questo punto qui esagerato, qui Pudding in questo capitolo veramente si trasforma proprio in un personaggio proprio malvagio. Cioè, proprio lei è l'incubo di ogni uomo. Cioè, proprio che è l'incubo di ogni uomo. Anche dopo, quando si è sposati, magari uno pensa sempre, se questa qua in realtà sta con me solo per i soldi, magari qualcuno cioè. Oddio, soldi non è il mio caso, perché, però nel senso, no, qualcuno dice, ma se questa sta con me solo per convenienza, sta con me solo, ma è sempre la paura un po' di tutti. In questo capitolo c'è questo personaggio Pundik con la paura che esce fuori al 360 gradi, proprio addirittura prende in giro con gli altri che ridono. Ora, in questo capitolo, Nitro e il tappeto, oh, come si chiama il tappeto? Vabbè, poi vedremo domani. Comunque lui rappresenta un po' le amiche, no? Quando ti si mette l'amica con tutte le amiche e si fanno le loro che ti prendono in giro, a te che ovviamente non sei presente, però tu sai che no, loro ti prendono in giro da così dicendo ah, oh, quello scemo si credeva, eccetera, i propri traumi, eccetera, e la possibilità, visto che Sanji ha avuto la possibilità di origliare tutto, fottendo il frutto Memo Memo, che è un frutto molto interessante, e anche poi ne parliamo in seguito perché c'è diciamo, una delle leggende di Shiva, era una leggenda in cui lei combatte contro degli spiriti della foresta che praticamente i Mala e aveva un altro nome che comunque avevano creato degli esseri, questa sembra una leggenda, che praticamente sono l'azzeramento della memoria perché Shiva era un dio, il dio che praticamente possedeva la verità. E quindi poteva quasi, come dire, poter manipolare la verità. Vabbè, comunque poi ne parliamo con calma, perché comunque a parte questo, poi il frutto che è interessante, poi diciamo il frutto anche adatto a una persona che Pudding non è potente. Abbiamo capito, possiede una buona pistola, c'ha Nitro, il tappeto, che magari il tappeto più per i movimenti, Nitro come collaboratore, eccetera, eccetera, per i suoi piani, però principalmente lei utilizza altri tipi di armi, non la forza fisica, ma proprio la malizia, no? E la bellezza, perché comunque è una bella ragazza. Ma rimane il fatto che praticamente adesso, a prescindere da tutto il potere di Putin, questo è proprio interessante e mi piace di sto capito, che adesso Sanji ha la possibilità di ribaltare la situazione. Io credo che comunque la sua famiglia gli darà filo da torcere, difficilmente lo crederanno, no? Sicuramente non lo crederanno. Io in realtà vi dico la verità, avevo letto degli spoiler e negli spoiler compariva di Sanji che parlava con la famiglia, con i Chigi, Nigi, eccetera, e non lo credevano. Però poi ho letto il capitolo, non mi ricordo adesso dove l'ho letto, ce l'ho già il capitolo, no, l'ho cancellato, dove l'ho letto, fatemi vedere un attimo, vi dico dove l'ho letto. Perché non vorrei fare che ogni tanto qua stanno scomparendo le slide ultimamente. Dove l'ho letto? Su Geminisbox.com. L'ho letto lì, Geminisbox.com. Non lo so a chi appartiene, ovviamente in inglese, però non ho trovato la pagina dove c'è i familiari. Ma secondo me, figuriamoci se adesso con Reggio, con la memoria manipolata e il rispetto che Sanji purtroppo non ha ottenuto dai suoi familiari, non gli crederanno mai. Sanji, magari pure che vada ai genitori, gli va a dire Pudding è così, non lo crederanno mai. Reggio ha la memoria manipolata, quindi non si può far nulla. Non ho capito se Sanji ha sentito anche la parte della memoria manipolata. Adesso non sapeva di questo, ma penso di sì, perché secondo me adesso la trama è strutturata in modo che Sanji sa tutto e può sfruttare questo vantaggio. E come vi avevo detto la volta scorsa, secondo me Sanji è difficile che farà la sparata. È molto più probabile che giocherà, perché Sanji comunque vada è furbo. È stato manipolato, è stato soggiogato, è stato inculato, diciamoci la verità, ma la vera parte finale della fregatura la dovrebbe ricevere domani, ma Oda gli ha dato questa fortuna di lui che è arrampicato e si è sentito tutto e quindi può fregare il frutto Memo Memo perché lei, molto sicura di sé, tanto può manipolare le memorie, dice sempre chi è, tanto poi dopo e fa i giochini. Ma non sapeva che stavolta, quindi lui, come dire, gioca contro il Memo Memo, può sfruttare la situazione. In che modo però?
Ecco, siamo a quello che dicevo all'inizio. Da un lato potrebbe essere, ma dubito ampiamente, darei 1% di possibilità, soprattutto all'inizio, di un Sanji, come dire, che fa la sparata. Tu, Grandis, eccoti, finalmente sei qui, devo dirti questo. Ce lo vedo proprio, è molto più probabile che lui, sapendo che i familiari non lo crederanno, siamo in una situazione, andrà al matrimonio. Non penso che prenderà una crisi depressiva talmente forte da farsi uccidere. Sì, è proprio una teoria assurda questa qui. Ma ve la metterei come 1% di possibilità pure questi. Il restante 98% Sanji giocherà. Quindi andrà lì, inizierà pure il matrimonio, però si aspetterà tutto e inizierà a giocarci su. Sa che comunque lui non può rifiutare il matrimonio, ovviamente, deve andare, non è che può dire ho cambiato idea all'ultimo, non vi dico perché, deve andare al matrimonio, ma avrà in mente un piano. Però ovviamente, altra cosa, vi dicevo della linearità, che finalmente tutto prende la certa linea che avevo detto io, il discorso del divano, prima c'erano Prospero, c'era uno della tribù Braccialunghe, c'era una marea di persone. Adesso manco farlo apposta, c'era solo Opera che avevo detto in qualche commento. Tutto sta iniziando ad andare verso in quella linearità di trama dove Luffy deve essere liberato, perché avere solo Opera a controllarlo significa uguale, preparatevi, fa qualche capitolo, si libera Luffy. Ormai uno non intuisce certe cose, quindi solo Opera era un motivo per dire mo Luffy viene liberato. Io pensavo o Pound, onestamente, oppure Chopper e Carrot, o ci sta sempre questo Jinbei che roteava nelle situazioni. Non escluso che Jinbei possa già aver fatto altre cose, perché poi Jinbei ha anche detto, se ho capito bene, dopo ti spiego tutto, parliamo. Non escluso che magari abbia già un piccolo contatto con Peckham, se faccio un esempio, o con altre persone, con Pound, perché c'è sempre Pound in giro, che quello è uno che sa tante cose. Bisogna vedere che anche alla fine una piccolissima cosa, come... avrete presente Goku contro Vegeta? Quando poi Vegeta si trasforma in scimmione, che taglia la coda a Jirōbai, no? Cioè, quei personaggi che poi magari non sanno far nulla, non fanno nulla, stanno nascosti fino all'ultimo e poi, zac, alla fine però la mossa decisiva la fanno loro, no? Più o meno una cosa del genere. Cioè, Pound potrebbe arrivare proprio all'ultimo e fare quel tocchettino finale che fa capovolgere, no? Fa cadere il vaso troppo pieno di... Si dice così? Il vaso troppo pieno. Sì. Comunque, non stavo controllando, sto facendo una torta. Ho altri 7 minuti e potevo andare. Comunque, concludendo, perché voglio tenermi anche un bel po' di cose per domani, io direi che in realtà è un bellissimo capitolo. Però vi confesso, ragazzi, non è così esplosivo, inatteso, perché Pudding già sapevamo ormai dalla volta scorsa che è cattivo. La liberazione di Luffy, onestamente, avendo visto Opera da solo da qualche capitolo, me l'aspettavo. Mi fa piacere il ritorno di Jinbei, anche se certamente non possiamo dire o ci eravamo dimenticati Jinbei. Tutto sta andando verso una certa linearità, ma volevo concludere con quella parte centrale, che sembra forse la meno importante, perché certo il ritorno di Jinbei, Sanji con la storia di Pudding che si conclude qui, è il frutto Memo Memo in azione, però sta parte centrale tra Brook e Big Mom, anche se non si è, almeno non ho trovato nulla sul discorso dell'anima, ti resta tutto da vivere l'anima contro anima, poi si vede Big Mom bene utilizzare nella mano sinistra e nella mano destra Zeus e Prometeo. Comunque, vabbè, a parte che dobbiamo capire perché, comunque rimane il fatto che mi piace molto lo scambio, il dialogo tra Brook e Big Mom, però prima di parlarne preferisco anche vedere un attimo la versione in italiano, però già da qui si capisce che si possono fare altri meravigliosi discorsi di approfondimento su questa storia, perché, ad esempio, per dire, avevo letto una prima traduzione della frase finale di Brook che diceva una cosa sulla morte, ma completamente sballata. Già adesso ho letto la versione inglese, che ho chiuso un'altra volta perché c'è il vizio di chiudere sempre le pagine, dannazio, che comunque diceva, ma quando fai un piano non serve a nulla calcolare il rischio di morte. Già questa è bella. Detta da un personaggio che parla sempre di morte, tra l'altro perché lui è già morto, no? Quella cosa divertente. Però in realtà si parla di Sanji, si parla del discorso della ciurma, che ultimamente da un bel po' di tempo non si affrontava il discorso della ciurma. La frase più bella della ciurma me la ricordo tra Chopper e Zoro ad Alabasta. Mi ricordo, cioè scusate, no, tra chi era? No, non era ad Alabasta, comunque tra Chopper e Zoro, non mi ricordo dove.
Poi vi faccio sapere, mo mi sfugge un attimo. Comunque è una bellissima cosa con Chopper che chiede: ma voi perché esattamente? Cioè, voi chi siete esattamente? Zoro che racconta più o meno come è fatta la ciurma, ed è bellissima sta cosa, su come funziona davvero la ciurma dei Mugiwara, una ciurma in cui in realtà ognuno fa quel cacchio che vuole, ed è una ciurma molto atipica, con un capitano particolarmente atipico, però c'è una frase di Brook molto bella, che alla fine parla del fatto che Rufy riesce comunque a condizionare col suo volere, però non con la forza, ed è un tema di cui già avevamo parlato prima, quando Big Mom aveva mostrato la roulette. Tu te ne vuoi andare dalla mia ciurma, allora devi lasciare qui qualcosa, anni di vita, un occhio, una gamba, un braccio. Invece Rufy riesce a trattenere a sé i suoi Nagama in tutt'altra maniera, che è molto più bella, è molto più da vero re dei pirati, stando alla logica di One Piece. E poi ne parliamo con calma, perché è veramente molto bello quello scambio di battute tra Brook e Big Mom. Comunque, a parte questo, il capitolo si divide in tre parti: il Memo Memo e tutte le facce che sono le autocitazioni che si fa Oda, se anche quella uguale a quella di Enel, eccetera, eccetera. Poi si vediamo con calma. La parte centrale di Brook è ovviamente il grande ritorno di Jinbei con tutto quello che arriverà. Ad esempio, Jinbei sicuramente conoscerà il trucco di Mondor per staccare quei chiodi lì. Come? Adesso Jinbei ce lo dice. E ovviamente Rufy potrebbe andare a liberare tutti gli animali che stanno lì dentro e far iniziare il caos di Whole Cake Island, al punto che forse lo stesso matrimonio o è a rischio oppure il caos arriverà durante il matrimonio. Però comunque Oda, tornando alla cosa importante che comunque sarà la reazione di Sanji, perché mi sa che l'anno di Sanji è appena finito il 2016, ma secondo me inizierà con un po' di grande Sanji adesso, proprio quel tipo di Sanji che veramente può piacere a tutti i fan di Sanji. Secondo me qui vedremo un Sanji completamente incazzato, ma non subito. Cioè, sapete cosa mi immagino principalmente? Accendino. Dammi un... Io non fumo, quindi cioè, fumo solo la pipa e ovviamente Maria. Allora, tipo un accendino, facciamo finta che questo è l'accendino. E un Sanji che vedo durante il matrimonio che fa una roba del tipo: allora dobbiamo sposarci? Sì, adesso ci sposiamo. No, Pudding che fa, ti vedo strano, amore, perché poi Pudding tornerà a fare, amore, sapete che figata sta Pudding che torna a fare un'altra volta, amore Sanji, amore della mia vita, ti vedo strano, strano? Perché? Cioè, sta roba è così, no? Con lui che fa tutta sta parte da figo, e Pudding che potrebbe anche avere un sospetto, dire, ma non è che questo ha capito tutto, ha sentito tutto, ha intuito. Come? Però com'è possibile che Sanji intuisce lui che è un coglione? Perché adesso comunque per Pudding Sanji è un coglione, quindi dice questo non può intuire. Ci divertiamo. È proprio divertente sta cosa. Secondo me ci facciamo le risate. Ed è il sogno, ritorno e concludo, di un po' tutti gli adolescenti poter sfruttare una situazione per poi fare la rinculata, ma non solo. Ci deve essere adesso Sanji che fa bella figura, una Pudding che si ricrede su Sanji, e poi che viene lasciata lì a piangere di aver rifiutato di mettersi con uno che in realtà tu credevi un pirla, ma è un eroe. Ed è il sogno un po' di tutti, come il discorso dei soldi, no? Amore, ti lascio perché sei povero e tu hai appena vinto il Superenalotto. Dici, ah, ok, mi lasci perché sono povero. Va bene, ho appena fatto il Superenalotto. No, scherzavo, ormai mi hai lasciato. Cioè, sta roba, questa è proprio la classica situazione così. Quindi è un capitolo fantastico. Da questo punto di vista è il sogno. Questo è il sogno di... Cioè, raga, ditemi chi è che non ha un sogno del genere. Quando una ragazza ti umilia in questa maniera e fa capire che ti ha sempre perculato. Dai, cioè, non siete normali se non avete mai avuto un sogno del genere. Perché in altri casi dico so io ho sfigato, ma in questo caso qui lo so che è bene o male. Certo, uno potrebbe dire Sanji, ma è una gioia in questo caso qui, perché poverino, ma secondo me la gioia mo' arriva. Sarà una figa, cioè proprio, già me lo immagino Sanji che poi dopo aver fatto la parte tutta figo, eccetera, quando sarà il momento, farà, sarebbe bello un Sanji che innanzitutto fa strage di, proprio, fa a pezzi tutti i figli di Big Mom con Pudding che non riesce manco a beccarlo con la pistola, eccetera, eccetera. E poi alla fine, capito, Pudding che si ricrede, proprio una cosa figata, proprio un power up eccezionale di Sanji. Ma mi immagino di tutto di più su Sanji, perché questo poi è il momento in cui lui deve uscire fuori. Poi ovvio che durante la saga di Wa, alla fine,
in una situazione critica, in una situazione particolare, in una situazione in cui Zoro si rivelerà essere sicuramente il discendente di chi, secondo me, su qua ci aspetteremo su Zoro di tutto di più. Una roba proprio inimmaginabile sui genitori di Zoro, già mi aspetto, e poi ci sarà il momento in cui sarà Zoro quello lì che tirerà fuori l'Asciura. Ecco, siamo sempre lì nella mitologia indù, l'Asciura anche lì. Vabbè, comunque, detto questo, noi ci salutiamo. E devo andare perché la torta nel forno non mi va di bruciarla, 20 minuti bastano, poi domani con calma ne parliamo tutte le facce, le cose. È un capitolo molto bello, Oda conclude benissimo l'anno. Ragazzi, fate i bravi, ci vediamo domani, mi raccomando. E non fumate, abbiamo la di fumo, ma non fumate, che è importante, tranne ovviamente solo poche cose, per il resto non si fuma. Ciao ragazzi.